Bene ragazzi, finalmente Asus Zenfone 6, la recensione completa. Siamo andati a vedere, a spulciare fino all'ultima costola tutte le varie opzioni, non solo per quanto riguarda l'esperienza d'uso, ma anche e soprattutto chiaramente nel comparto fotografico, non solo perché è così scenografico, perché si gira, la gente rimane con gli occhi aperti quando gli fai vedere che la selfie camera si trasforma dalla fotocamera posteriore in quella anteriore, non solo per questo, perché non è quello che alla fine dà i risultati ottimali, ma il risultato, il succo. Esperienza d'uso e comparto fotografico insieme, autonomia, pro e contro, perché ci sono anche qualche piccolo contro, qualcosa che comunque mi ha lasciato un po' con la bocca amara, ma pochissima roba. Non perdiamo altro tempo, andiamo subito a vedere la recensione completa. Partiamo dall'ergonomia, display da 6,3 pollici, abbastanza contenuto secondo gli standard 2019. Cornici laterali che potevano essere leggermente più fini, ma si tiene abbastanza bene in mano. L'uso ad una mano è difficile ma possibile. Bisogna fare attenzione solo al peso, che risulta leggermente sbilanciato in alto, per cui occhio. Interessante la possibilità di programmare il tasto Smart per alcune azioni al click, al secondo click e tenendolo premuto. Io ho impostato rispettivamente lo switch per il muto, vibrazione e per l'audio, la torcia e lo screenshot. Display dai colori naturali da classico IPS e una luminosità nella media. Doppio tocco a disposizione per risveglio e standby. Launcher proprietario da Zen UI a disposizione con o senza app drawer e compatibile con Icon Pack dal Play Store per una personalizzazione più profonda. Comodo anche il fatto che durante il multitasking abbiamo a disposizione le icone fisse della dock. Tema scuro che non risparmia neanche Asus, caratteristica che in questo caso è più di moda che utile, visto che su un display IPS non c'è un reale risparmio energetico. In ogni caso un touchscreen ottimo, anche senza la modalità guanti, se la andiamo a impostare addirittura aumenta la sensibilità al punto da funzionare anche quasi senza toccarlo, non esagero. Le gesture ci sono, ma sono pensate solo per destri, tant'è che tornare indietro col pollice sinistro diventa un'impresa, perché bisogna fare uno swipe sul lato destro. Prima volta in cui parlo della vibrazione della tastiera, perché a me non piacciono mai, ma da oggi quasi mai. O meglio ancora, in questo caso la tollero perché qui la vibrazione è molto molto delicata e non ci si ritrova con lo smartphone a strisciarci via dalle mani e i polsi che vibrano. Un appunto per il LED notifica, che ha una pulsazione multicolor comoda ma che non è possibile programmare per le varie app, fissa invece in ricarica con scala colore dall'arancio al verde a seconda dello stato di ricarica. Le notifiche possono essere visualizzate sul pannello della home con uno swipe verso il basso sullo schermo o a scelta anche col sensore delle impronte. Il sensore delle impronte che è sensibilissimo e lo sblocco è velocissimo. Lo sblocco col volto funziona anche bene, ma ovviamente è rumoroso a causa del modulo e della rotazione. Io personalmente eviterei di utilizzarlo anche per risparmiare batteria, non che ne abbia bisogno. Funzione a scelta interessante è volume intelligente, che regola il volume in base ai rumori di fondo. Per me personalmente è troppo basso e sono dovuto intervenire alzando manualmente il volume. Funzione secondo me ancora acerba perché avrebbe bisogno della capacità di capire il nostro livello ideale in base alle volte che interveniamo, così che dopo un po' di tempo possa essere più efficace. Un po' come succede oggi con la luminosità automatica. Per il sistema qualche rarissimo freeze solo all'inizio, qualche incertezza, forse perché attivo dall'inizio c'era OptiFlex in fase chiaramente di elaborazione, una sorta di algoritmo che impara dalle nostre abitudini le applicazioni da tenere in memoria e pronte all'utilizzo, massimizzando le prestazioni. È possibile anche scegliere manualmente queste applicazioni per un'esperienza più personalizzata. Fatto sta che comunque l'apertura delle applicazioni è veloce e l'esperienza d'uso rimane fluida anche sui social. Con lo Snapdragon 855 problemi non ne abbiamo, dato che rende quasi tutto molto reattivo, anche se sotto forte stress scalda un pochino nella parte alta dello smartphone con temperature comunque sotto controllo.
L'unica cosa che non mi piace di questa Zen UI, ma è forse l'unica cosa rimasta in linea col nome, è l'animazione del multitasking, voluta, secondo me, volutamente così morbida, ma fuori dai miei personali gusti. Comparto fotografico, e qui partiamo direttamente dall'interfaccia della fotocamera. Molto semplice, in basso con degli swipe laterali si raggiungono tutte le modalità, eccetto la possibilità di scattare a 48 megapixel che si trova nelle impostazioni. Abbiamo due sensori quindi, ottimizzati molto molto bene in quasi tutte le circostanze, dal 48 megapixel che lavora stranamente molto bene anche così e ancora meglio a 12 megapixel con uno zoom digitale che arriva fino a 8x, alla grandangolare da 125 gradi, ottima, che segue la stessa linea, dettagli e colori naturali. La luce con tutti e due i sensori è gestita benissimo, ma la temperatura della luce vira, se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo, leggermente sul freddo, ma tende comunque a rimanere molto naturale. A disposizione, oltre ad HDR Plus, anche HDR Plus avanzato, che utilizza più frame per uno scatto più lungo ma con colori più profondi, tanti dettagli in più e una gestione della luce migliore. Timelapse con funzione di risparmio energetico, slow motion fino a 480 fps e, per nulla scontato, modalità night anche per la grandangolare. I video sono buoni, ma si vede la mancanza di stabilizzazione ottica e i dettagli che per esempio non sono a livello delle foto, unici piccoli nei del comparto fotografico posteriore. Sì, perché poi c'è ancora da divertirsi. La flip camera è motorizzata e possiamo sbizzarrirci con le foto panorama automatiche, tenendo lo smartphone fermo in orizzontale fino a utilizzarla durante un video. A disposizione con i tasti volume abbiamo un regolatore per l'inclinazione durante la ripresa. Peccato solo che il rumore del meccanismo venga registrato. Un regolatore diverso poi a disposizione per tutte quelle app che utilizzano la fotocamera. Che sia la Gcam, WhatsApp, Facebook o Instagram, ci si può divertire a produrre storie e video sicuramente originali e diversi dal solito. Comunque, arrivando poi a parlare dei selfie e della fotocamera anteriore, di solito si torna subito coi piedi per terra. Causa scelta economica del sensore oppure ottimizzazione più scarsa, ma non è questo il caso. La flip camera regala gli stessi risultati anche davanti, potendo ovviamente contare sugli stessi ottimi sensori già citati e sul dual flash anche in questo caso. Scatti con tantissimi dettagli, quindi modalità 48 a disposizione anche in questo caso, come anche HDR Plus per selfie di ottima qualità. Ancora, selfie con modalità night, flash frontale giustamente non troppo forte, e a completare tutto il kit, grandangolare per selfie di gruppo a 125 gradi e modalità night, grandangolare a chiudere il cerchio. Nient'altro. Alla fine, punti deboli al comparto fotografico in sé per sé ne ho trovati davvero pochi. Quello più importante, secondo me, è solo la mancanza dello stabilizzatore ottico. Alla fine, grande ottimizzazione Asus che si riscontra anche nella cura di questa soluzione fotografica. Sì, perché si può infatti, nel caso serva, calibrare l'apertura della flip camera nelle impostazioni e se rimanesse parzialmente aperta si può usare velocemente il toggle dedicato per una calibrazione veloce. Per le chiamate, la qualità audio in capsula e nella media e qualche incertezza nel sensore di prossimità quando appoggiamo l'orecchio. Audio stereo potente, con pochi bassi e sbilanciato sugli acuti. La qualità è nella media, ma potenza più che soddisfacente per video o gaming. Il gaming è dedicato tramite l'app Game Genie, dedicata proprio a questo, che non porta comunque nulla di nuovo rispetto ai precedenti modelli. Le performance gaming sono comunque in linea con la GPU Adreno 640, nessuno sforzo quindi su titoli pesanti, senza significativi cali di frame, ma, e qui si vede che non è un gaming phone, scalda un po' e la batteria di conseguenza scende un po' troppo. Niente comunque di tragico.
Sì, perché in ogni caso autonomia da primo della classe con 5000 mAh a disposizione, con uso prolungato e soprattutto applicazioni leggere, si arriva anche a 10 ore di utilizzo. Con un utilizzo molto più pesante si arriva comunque intorno alle 7 ore di schermo acceso, quindi alla fine ottimo risultato. Ciò che influisce secondo me è anche la dissipazione del calore in uso stress, che se migliore avrebbe addirittura portato un'autonomia ancora maggiore, per esempio durante il gaming e nell'utilizzo pesante di tutto il comparto fotografico. Bene ragazzi, quindi conclusioni, qualche contro c'è, perché abbiamo visto che c'è per esempio un peso sbilanciato in avanti a causa anche del modulo fotografico, una flip camera quindi che dà fastidio sotto questo punto di vista, ma anche per esempio per quanto riguarda la rumorosità del meccanismo di rotazione. È un problema soprattutto non tanto estetico o uditivo, perché può dar fastidio, può essere anche antiestetico, non è una cosa molto carina, perché altri fanno molto meglio, guardiamo OnePlus, guardiamo Oppo Reno, quanto per il fatto che non si può utilizzare la particolarità di ruotare la fotocamera durante il video. Abbiamo visto che si poteva avere questa opportunità, ma se viene poi registrato il rumore di fondo dà un po' fastidio nel video stesso. Altre cose come per esempio il fatto che scalda un pochino, lì c'è poco da fare perché è stata collocata un'unità da 5000 mAh, quindi tutto il resto della componentistica in alto, pochi spazi, e quindi secondo me, mio modesto parere, secondo me è questo anche il problema, che dissipa male comunque il calore, e anche parte dello spazio che poteva essere utilizzato è stato rubato dal comparto fotografico, da tutto il modulo e al meccanismo interno poi di rotazione, che c'è anche il motorino e tutta la componentistica. Questo comunque è un limite fisico, no, forse non si poteva fare meglio, secondo me poteva andare anche molto molto peggio. E qualche piccola incertezza durante le chiamate per i sensori di prossimità. Speriamo questo con un aggiornamento si possa risolvere. Comunque, oltre a questo, alcune cose che possono dar fastidio, ci sono anche tante altre cose molto molto interessanti. A fronte del peso, come abbiamo detto, c'è comunque una batteria da 5000 mAh che al mal che vada ci porta a sera comunque tranquillamente con quelle almeno 6 ore e mezza, ma io dico anche 7 ore di schermo attivo, anche con un uso abbastanza stressante. Con un uso più blando si arriva a 10 ore anche con applicazioni più leggere, ma anche con un po' di social. Quindi comunque tante altre cose buone ci sono. Comparto fotografico che veramente è completo, uno dei più completi penso, forse gli manca solamente un terzo sensore per lo zoom ottico, ma comunque qui recuperiamo molto sul fatto che abbiamo la possibilità di avere tutti e due i sensori davanti, una grande angolare per dei selfie veramente buoni, la possibilità di utilizzare l'HDR Plus avanzato per delle foto con colori più profondi, una gestione della luce migliore sia per il sensore principale sia per il grandangolare, e anche in condizioni di poca luce una modalità notturna per il sensore principale e per la grandangolare. Detto questo, abbiamo anche l'audio stereo, che anche se non è il migliore della categoria è comunque abbastanza potente. Abbiamo il jack per le cuffie, non vi ho detto che tra l'altro le cuffie in dotazione non sono niente male, certo non è, e lo dico chiaramente, non è roba da audiofili, comunque può andar bene per la maggior parte delle persone, per quella musica molto commerciale che si sente oggi. Comunque per i tunes tunes vanno benissimo, perché i bassi sono riprodotti molto, c'è una preponderanza verso questo tipo di frequenze, e poi chiaramente per il resto sono comunque prodotti commerciali, però molto molto meglio rispetto alle classiche cuffie da 2 euro che si trovano anche in prodotti da 500 euro, 600 come in questo caso. Per adesso è tutto, spero di esservi stati utili con questa recensione, è sicuramente durata un bel po', c'era tanto da dire, non volevo negarvi nulla di quello che ho visto da questo smartphone, quindi spero nella vostra pazienza. Se il video è piaciuto mettete un like, scrivete nei commenti se vi piace un confronto che potremmo fare con OnePlus 7 Pro, lo smartphone arriva direttamente da GearBest, vi lascio il link in descrizione, voi iscrivetevi al nostro canale YouTube, sicuramente attivate la campanella delle notifiche, iscrivetevi anche al nostro canale Telegram planetdiscount.it e al nostro gruppo di supporto, e cioè coupon e supporto, dove potete chiedere questo link e tanti altri insieme ai codici sconto. Ma per adesso è tutto, al prossimo video.